Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Non una tattica finissima, forse, ma è quello che pensa lo Stato Maggiore ucraino, che non ritiene di ritirare le armi pesanti dal fronte fino a quando i separatisti non faranno lo stesso. Continuano anche i combattimenti. In 24 ore almeno 2 soldati morti e una decina sono rimasti feriti. Gli accordi di Minsk 2 sembrano lettera morta, dice un portavoce di Kiev. Il grosso delle forze separatiste è concentrato fra Donetsk e Orlivka, ma il nemico non perde occasione di attaccare le nostre posizioni nelle zone residenziali di Shirokine e Mariupol. Dal canto loro i separatisti, che oggi celebravano il giorno del padre della patria, una festa di origine sovietica, affermano che inizieranno a ritirare le armi pesanti da questo martedì e che l'operazione sarà conclusa entro 14 giorni, comunque con una settimana di ritardo rispetto a quanto era stato deciso in Bielorussia.